2024, amici, si è appena conclusa Monza-Roma con l'altisonante risultato, il roboante 1-4, che è un risultato abbastanza insolito per la nostra squadra, soprattutto quando giochiamo in trasferta. Sapete che negli ultimi anni la Roma nelle partite in trasferta non ha avuto un rendimento molto buono, ma devo dire che questa sera ci ha anche un po' sorpresi a tratti. Contro il Monza, la Roma che ha giocato una partita di grande lucidità, intensità, personalità, continuità, illuminata anche da ottime giocate individuali, come l'occasione del terzo gol su calcio di punizione di Dybala, che con il suo magico sinistro, ecco, la Roma viene chiamata la magica, come anche una definizione che ha ispirato anche il nome di questo canale. Ecco, se c'è un giocatore in questo campionato che ha qualcosa di magico, questo mi sembra veramente Paolo Dybala, che ha disegnato una traiettoria spettacolare, perché a scavalcare la barriera, ma con questa palla che subito, una volta scavalcata la barriera, si abbassa proprio tantissimo verso l'angolino basso, quindi di Gregorio, che già vede e non vede partire la palla, e poi ha questa traiettoria che si abbassa di colpo, angolatissima, e deve scendere molto rapidamente. Palla complicatissima da andare ad intercettare. È un calciatore che appartiene a un altro pianeta calcistico, Paolo Dybala, e dobbiamo solo ringraziare Iddio che gioca con la maglia giallorossa numero 21 sulle sue spalle, perché è un calciatore che veramente da solo vale con le sue giocate il prezzo del biglietto. Diciamo che abbiamo visto gongolare in tribuna in alcune fasi della partita la dirigenza romanista, con la Lina Soloku, Soculu, Soloku, come si chiama, che negli ultimi tempi ha dovuto prendere delle decisioni importanti, anche un po' rischiose. In poco tempo ci siamo privati di Mourinho, un allenatore così importante e carismatico, del DS, che ancora tra l'altro non è stato sostituito, chissà perché, del capo della comunicazione Pietrafesa. Si è messo sulla panchina un uomo con una scelta furba, che non era che godeva, diciamo, di un credito illimitato, come rafforzato dalle ultime prestazioni presso la nostra tifoseria, ma è stata chiaramente una scelta rischiosa, perché per la mancanza di esperienza a certi livelli. Però De Rossi, devo dire che con la partita di stasera credo che abbia guadagnato molti punti, non tanto per i risultati positivi, molto positivi, la qualificazione al turno successivo di Europa League contro una squadra rognosa come il Feyenoord, tante vittorie, con eccezion fatta solo per la sconfitta interna con l'Inter, che comunque ci può stare, visto che è una squadra che vola verso lo scudetto già a fine febbraio, e che, insomma, ha messo in fila tutta una serie di vittorie, credo che siano diventate 11, se non sbaglio. Quindi non può certamente far gridare allo scandalo, neanche sorprenderci avere perso in casa con l'Inter in una partita che tra l'altro nel primo tempo stavamo anche vincendo. Però se il disegno tattico, se il lavoro che De Rossi sta facendo nella testa dei giocatori è quello che noi abbiamo visto questa sera, credo che i tifosi della Roma possono essere, non dico contenti, dico ottimisti, ecco, dico ottimisti, anche molto ottimisti, perché questa è una squadra che, ad esempio, il 7 marzo alle ore 18:45 in uno stadio olimpico come sempre stracolmo al Brighton se lo magna. Roma-Brighton, vi dico fin d'ora che finisce 2-0/3-1. Questo è il pronostico che faccio con questa partita. E
Brighton, tra l'altro, ha perso 3-0 anche oggi, ha diverse defezioni, credo che recupererà alcuni giocatori, ma aveva 9 indisponibili nell'ultima partita di campionato, che dovrebbero diventare 6 prima, da quello che so, prima di Roma Brighton. Roma mantiene il livello di queste prestazioni come quella di questa sera, non credo che sia un avversario troppo complicato. È una squadra che cerca di giocare, che magari gioca anche bene, magari viene all'Olimpico, gli dice anche bene, passa anche in vantaggio e poi ne prende tre, però questo è il discorso. La Roma nel primo tempo poteva terminare 0-4. Si è piazzata armi e bagagli nella metà campo della squadra avversaria, un po' a sorpresa, diciamo, visto che giocava in trasferta, e non li ha letteralmente fatti giocare. Il Monza è una buona squadra, nella mediocrità del calcio italiano, una buona squadra, non è certamente una squadra di fenomeni, di Gregorio in porta, che tra l'altro oggi non mi è piaciuto particolarmente. Birindelli, Marì, Caldirola, Carboni, Pessina, Gagliardini, che poi si è fortunato, Bondo, Colpani, Dani Mota e Djuric, prima punta, una buona squadra per il livello mediocre del campionato italiano, e non ci ha capito assolutamente niente questa sera. Loro sono una squadra che aspetta, ha cercato, diciamo, di aspettare la Roma nella propria metà campo perché sapeva di essere inferiore a livello tecnico, quindi per non dargli troppi spazi, speravano, hanno puntato sulle ripartenze, tra l'altro hanno rischiato anche clamorosamente di passare in vantaggio nell'urlo tiro in porta nel primo tempo, con un palo di Djuric di testa, su un cross da destra, ma hanno fatto solo questo, sono stati letteralmente messi in mezzo dal rapido palleggio della Roma. Abbiamo detto tante volte nei mesi scorsi che la manovra della Roma era troppo lenta, non era neanche sbagliata come concetto, è che era molto lenta e prevedibile, cioè la lentezza la rendeva prevedibile. Oggi la palla si muove ad un'altra velocità con tanti giocatori che la giocano spesso anche di prima per chiamare il compagno anche al tiro in porta, come abbiamo visto per esempio in occasione del gol di Pellegrini. È una palla che va in orizzontale, che va in verticale, che va sugli esterni. Veramente è un gioco molto gradevole. La Roma è uscita in campo con Svilar, Christensen, che poi è uscito per infortunio, Mancini, Ndicka, Angeligno, Cristante, Paredes, Pellegrini, che sembra un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo tanto criticato nei mesi scorsi, magari avesse giocato sempre così, Dybala, Lukaku e il faraone Shaarawy. Si giocava allo stadio U Power Stadium di Monza, era una gara valida per la 27esima di Serie A 2023-2024. Si parte subito al quinto minuto da Angeligno per Cristante, un bel cross molto bello, salta di testa Cristante, era bella l'idea, la palla esce alla, mi pare proprio sopra la traversa o larga di poco alla sinistra di Gregorio, all'ottavo ottimo di Gregorio sul tiro di Pellegrini dopo scambio con Lukaku, avanza convinta però la Roma in questa fase, piano piano come vi dicevo prende possesso del centrocampo, in particolare della metà campo monzese. Lukaku appare in questa fase ancora un po' macchinoso, ma poi si scioglierà e sollecitato, più volte cercato dai suoi compagni, si renderà utile, trovando anche la via della rete. La Roma pressa, ma il Monza si difende con ordine, facendo girare palla e prende appunto questo palo un po' a sorpresa con Djuric di testa, al quindicesimo. Palo clamoroso, evidentemente la Roma non porta bene a questo attaccante che già con il Verona all'Olimpico, quando giocava con il Verona, sempre in questa stagione aveva sbagliato un calcio di rigore sul risultato di 2-0 per la Roma. Questa sera ha preso un palo che avrebbe voluto un po' spostare gli equilibri perché avrebbe costretto la Roma a uscire un po' di più e forse loro avrebbero avuto qualche spazio in più, ma stasera obiettivamente c'era una squadra in campo che era più forte di un'altra.
È sembrato a tratti veramente di vedere una squadra di alta classifica contro una squadra neopromossa, diciamo quest'anno. Al 17esimo, dicevo, comunque il colpo di testa di Djuric prende il palo alla sinistra di Miles Vilar, conferma però un po' questa vulnerabilità nella zona centrale, non era ancora in campo Smalling. Su queste palle alte, insomma, non è la prima volta che ci sorprendono. Ci è andata bene. Al 17esimo arriva uno splendido gol di Cristante, che riceve da Dybala a centro area dopo una bella azione sulla sinistra dell'argentino. Di Gregorio tocca ma non riesce a respingere, ma il gol viene annullato per fuorigioco nella fase di avvio dell'azione da parte di Dybala, molto difficile da vedere, ma il VAR serve appunto a questo. A velocità normale credo fosse impossibile vederlo. Entra Valentin Carboni per Gagliardini. Al 24esimo Christensen si infortuna, fa un fallo che si poteva anche evitare e si infortuna, viene rilevato dal turco Çelik. Diciamo che cambia poco sostanzialmente. 34esimo largo un diagonale da destra di Birindelli, che era partito sulla fascia destra del Monza, al 38esimo, diciamo tra il 38esimo e il 41esimo, la Roma uccide letteralmente questa partita, con prima un gol di sinistro di Pellegrini, che viene innescato da Lukaku, che fa la boa al limite dell'area di rigore. Fa arrivare la palla a Pellegrini che si impegna molto bene sul marcatore, con il destro dribbla un difensore, poi cambia piede, sorprende Di Gregorio, 1-0 per la Roma, che trova subito il 2-0 3 minuti dopo con Lukaku che riceve ancora lo scatenato di Dybala che da sinistra mette al centro. Non è marcato bene Lukaku, che di sinistro tra l'altro stava anche sbagliando, non è proprio impeccabile, ma è talmente vicino alla porta che trafigge l'estremo difensore Brianzolo. Al 48esimo può trovare ancora il terzo gol la Roma, ancora con Lukaku che devia e Di Gregorio para coi piedi. Quindi, secondo un primo tempo dove abbiamo fatto due gol, abbiamo avuto un gol annullato per fuorigioco, poi c'è stata questa parata anche nel finale. Insomma, poteva finire tranquillamente 0-3-0-4. Quindi andiamo a riposo un po' stupefatti dalla personalità dei nostri giocatori, con un Monda che veramente sembra accusare il colpo. Al 47esimo, nella ripresa, non può essere il 47esimo perché, visto che quello era il recupero del primo tempo, sì, il 47esimo, quindi diciamo dopo 2 minuti della ripresa. Secondo me non è il 47esimo, siamo al 48esimo del primo tempo. Comunque, vabbè, ammonito Angelino per un fallo. Al 49esimo alto un destro di Djuric da ottima posizione. Al 53esimo alto un colpo di testa di Andrea Carboni da corner, molto pericoloso. Rallenta un po' la Roma a questo punto, ovviamente sullo 0-2, in ottica Brighton per risparmiare un po' di energie e cerca di gestire un po' il doppio vantaggio, anche perché non si può tenere un ritmo così elevato per tutta la partita. Entra al 58esimo Smalling per lo spagnolo Angeligno e Bove per Pellegrini. Al 62esimo, troppa grazia, il 3-0 di Dybala su calcio di punizione, un capolavoro che vi ho già descritto. Uno rimane proprio, anzi, credo che Dybala debba cominciare a tirare anche le punizioni da sinistra, perché è un piede di velluto, è un pennello che disegna delle parabole che altri giocatori possono soltanto cercare di fare alla PlayStation. Al 75esimo entra l'olandese Huijsen per Mancini e Tommaso Baldanzi per Dybala. Io questo giocatore continuo a vederlo, forse è una mia impressione, magari sbagliata, ma non lo vedo molto inserito.
Lo vedo sempre entrare in campo che vuole spaccare il mondo, ma poi non lo vedo molto integrato con i compagni, probabilmente perché è arrivato ancora da poco, si deve un po' ambientare ancora. Non lo vedo, non vedo la palla che facilmente passa dalle sue parti, ecco. Anche se si muove molto, però paradossalmente la buona volontà non manca sicuramente, ma non mi appare questo giocatore dotato a livello tecnico che, come lo avevano descritto. All'81esimo arriva un calcio di rigore concesso dal VAR per un fallo su Huijsen che viene nettamente strattonato da corner, mi pare, al centro dell'area. Paredes sul 3-0 si può anche permettere il lusso di provare una soluzione non proprio, cioè un po' rischiosa, proprio sotto la traversa, quasi all'incrocio dei pali. Dal basso verso l'alto, il suo destro alla sinistra di Gregorio, non la para nessuno, ragazzi. È un 4-0, Roma padrona del campo, ma all'86esima, a sorpresa, arriva un gol bellissimo, tra l'altro di sinistro, di Andrea Carboni. C'era quasi arrivato Svilà, ma era proprio sotto l'incrocio dei pali, molto forte. Un sinistro improvviso, che se non altro, insomma, fa gioire anche un po' i tifosi del Monza, che sono stati letteralmente presi a pallate questa sera da una squadra che ha fatto letteralmente quello che ha voluto. Quindi una recensione, diciamo, la mia estremamente positiva, non solo per il 4-1, ma per la varietà, ecco, soprattutto per la varietà dei colpi che abbiamo visto. Abbiamo fatto letteralmente una capoccia così alla difesa del Monza, perché i nostri giocatori arrivavano letteralmente da tutte le parti. Dybala incontenibile, Lukaku secondo me non ha ne fatto neanche questa gran partita, è stato utilissimo, ma in occasione dei due gol, dei primi due gol, poi alla fine non è che abbia fatto questa grande partita, ma complessivamente la Roma non è stata gestibile per il Monza, non è stata giocabile, la rete. Ad un certo punto della prima frazione vedevamo che era solo questione di tempo, che prima o poi sarebbe arrivata. Poi ne sono arrivate addirittura due in 3 minuti. Quindi complimenti, complimenti a tutti, complimenti a De Rossi. È bello anche rivedere Smalling in campo anche un quarto d'ora, 20 minuti, molto lontano, dalla sua migliore, la sta cercando la sua migliore condizione. Bisogna fare complimenti a De Rossi. De Rossi al momento, che era partito appunto da un credito illimitato dal punto di vista sentimentale da parte dei tifosi della Roma, sta meritando sicuramente questa occasione che gli è stata data, portando tanti risultati positivi e molto spesso anche un gioco, come lui dice, ama dire propositivo, ma anche molto piacevole. La palla che scorre, scorre letteralmente da un giocatore all'altro, con tanti passaggi di prima in velocità, che tagliano letteralmente a fette le difese avversarie in molte occasioni. Quando questa Roma gioca con la continuità di questa sera diventa veramente piacevole. Quando perde, strada facendo, la continuità e quindi toppa completamente delle frazioni di gioco, come è accaduto per esempio nel secondo tempo contro il Verona o nel primo tempo contro la Salernitana, per non parlare del secondo tempo contro l'Inter, che però aveva l'attenuante, insomma, di una squadra che si era scatenata, allora lì ci sono dei problemi. Ma quando giochiamo questa intensità, questa concentrazione, diamo la sensazione di poter fare grandi cose. Sappiamo che la società punta fortissimamente sul quarto posto, barra quinto posto, o comunque sulla qualificazione in Champions League. Quindi questi risultati avranno comunque l'effetto di far lavorare con serenità un po' tutti a Trigoria e di cercare di preparare al meglio la partita di andata dell'Europa League. Dopo quella dei playoff col Feno ci aspetta il Brighton di De Zerbi, ripeto, alle 18:45 del 7 marzo,
Poi ci sarà Fiorentina-Roma alle 20:45 del 10 marzo, quindi 3 giorni dopo, per poco tempo per recuperare questa partita. Brighton-Roma alle 21 del 14 marzo, Roma-Sassuolo che ha portato adesso in panchina Ballardini. Che io mi domando anche che senso ha mandare un allenatore come Bigica, che è l'allenatore della Primavera, in panchina una sola partita contro un avversario forte come il Napoli e poi rimandarlo a dormire in Primavera. Non mi sembra proprio una cosa molto rispettosa. Cosa sarebbe successo se Bigica avesse vinto, so, 2-0 contro il Napoli? Ma è vero che ha perso 6-1, indubbiamente ha perso male, però vabbè. Comunque, sì, evidentemente si procede un po' per tentativi al Sassuolo, quindi 17 marzo Roma-Sassuolo, che è un'altra partita alla nostra portata, sarà più complicata Fiorentina-Roma, quindi ragazzi, bisogna essere positivi, bisogna essere ottimisti, perché non si può neanche fare un parallelo tra la Roma di Mourinho e la Roma di De Rossi, perché è proprio un altro modulo, proprio un atteggiamento diverso quando vanno in campo i giocatori. Mi sembra unito il gruppo, non vedo gente svogliata in campo, vedo gente che facilmente li vediamo che sorridono, si parlano, si abbracciano, si scherzano. Mi sembra che ci sia si sia creato un buon clima e non ho dubbio sul fatto che De Rossi, essendo sempre stato nel mondo del calcio, tra l'altro avendo avuto anche un padre allenatore della Primavera che conosceva benissimo l'ambiente di Trigoria, eccetera, sia un uomo che può creare effettivamente questo clima di amicizia, anche piacevole, di cordialità reciproca dentro il nostro spogliatoio. Quindi questa sera, senza guardare troppo avanti o indietro, fare troppi paragoni, siamo veramente contenti di macinare i chilometri, di superare gli ostacoli con la Roma dentro il cuore, perché non è il mio caso, ormai purtroppo le partite me le vedo da casa, ma è il caso dei tanti che si muovono in giro per l'Italia e per l'Europa per seguire con tantissimi sacrifici a volte, non sempre, ma spesso, molto spesso con grandissimi sacrifici economici, di organizzazione di tempo, del lavoro. Anche la partita di oggi, come dicevo nel video di presentazione, fra queste partite alle 18 sono degli orari un po' rognosi, ma c'è sempre, non manca mai il supporto di questa grandissima tifoseria, che però quando vede ripagata la propria fede, il proprio spirito di sacrificio da una squadra che gioca in questa maniera, in trasferta, sul campo di una squadra che non sarà una grandissima squadra, ma che poche settimane fa ne ha fatti 4 al Milan, è un risultato che va sicuramente celebrato, che va rimarcato, che sia anche di buon auspicio per le partite successive. Ragazzi, nelle ultime due gare la Roma segna 7 gol, 3 al Torino e 4 al Monza. Non è una cosa un po' abbastanza insolita, ecco, una cosa mi sembra molto positiva. Poi ormai ci siamo abituati anche ai soliti avvicendamenti dei giocatori che seguono una logica ben precisa. Si stanno trovando degli automatismi. Abbiamo, come ho già detto prima, davanti una pedina che ci fa veramente fare un salto di qualità, perché può tirare fuori dal suo magico cilindro delle giocate come quella di stasera, ma non solo poi il gol, anche altre, l'assist che ha fornito. Insomma, è un calciatore di un altro livello e sarebbe veramente un peccato, insomma, avere in squadra un giocatore così. Del resto, al primo anno alla Roma siamo arrivati alla finale d'Europa League. Ragazzi, il campo parla, con Dybala che segna anche il gol del momentaneo vantaggio contro il Siviglia a Budapest.
pur non essendo in perfette condizioni. Questo è un giocatore che, se sta bene fisicamente, ti può portare molto lontano. Godiamocelo, perché al di là dei risultati, sono questi giocatori che non a caso viene soprannominato la gioia, no? Sono questi giocatori che riempiono il cuore con la loro qualità, con la loro visione di gioco, con le loro movenze eleganti. Ma nel contempo efficaci, maledettamente efficaci. Un atleta bello da vedere, che spesso si mette anche al servizio della squadra con le sue aperture, che veramente merita grandissima considerazione. Mi sembra forse il giocatore tecnicamente più forte di questo campionato. Leao è un altro giocatore molto forte, ma è molto discontinuo anche nell'ambito della stessa partita. Un giocatore che vive proprio di lampi, poi si addormenta, si spegne. Questo invece è uno che, cioè, ogni volta che stoppa la palla è come una sviolinata che senti partire. Quindi la Roma, prendendo Dybala, ragazzi, ha fatto un salto di qualità clamoroso. Speriamo che ora De Rossi possa sfruttare al meglio queste pedine, recuperare i giocatori come appunto Smalling, che ancora devono mettere i 90 minuti nelle gambe, riabituarsi. Lo vediamo che è un po' così sfasato a volte, perché si vede che non c'ha più l'abitudine anche proprio al clima della partita. In alcune occasioni non ha giocato male assolutamente, ma è molto lontano dal miglior Smalling ancora. E vedremo, insomma, che cosa verrà fuori. Io vado ad affrontare il 7 marzo il Brighton con grande fiducia, come abbastanza fiducioso avrete visto anche per questo Monza Roma. Ma c'era nell'ambiente Roma molta fiducia per questa partita, perché probabilmente anche la qualificazione in Coppa contro il Feyenoord dai rigori aveva dato una certa euforia all'ambiente, aveva dato autostima, e quell'autostima poi per forza di inerzia ci ha portato a battere anche il Torino. Quindi si è creato un clima positivo, bisogna continuare così, bisogna battere il Brighton di De Zerbi il 7 marzo per ipotecare il passaggio al turno successivo. Buonanotte, ragazzi.